La pace del Signore sia con tutti noi. Il tema di stasera è Isaia 35. Vi ho messo nella chat tutto il capitolo, sia in italiano che anche in inglese. Stasera sicuramente il Signore ci benedirà grandemente, perché me lo sento nell'amore e nella grazia del suo figliolo Gesù Cristo. Vi ho trasferito nella chat, sia in italiano che in inglese, tutto il capitolo, lo potete leggere da lì, oppure, se preferite, avete la Bibbia accanto, aprite la Bibbia e lo prendete, Isaia 35, e potete già anticipatamente leggerlo, così quando lo leggeremo noi e diremo qualcosa, già avrete tutto dentro di voi, nella vostra mente, nel vostro cuore, nel vostro intimo. Grazie.
Anticipatamente vi farò ascoltare il file che verrà tradotto da Google sia in italiano che in inglese. Versetto per versetto, dopo questa lettura di questo file in MP3, ci accosteremo alla preghiera e loderemo il Signore, Dio onnipotente, in Cristo Gesù. Soprattutto per dargli la gloria che lui merita, notte e giorno. A Dio sia la lode e la gloria in Cristo Gesù, che lo ha benedetto in eterno. Amen. Isaia 35, Isaia 35, Isaia 35, 1 al 100 circonflesso il deserto e la terra arida si rallegreranno, la solitudine gioirà e fiorirà come la rosa. Isaia 35, 1 al 100 circonflesso the vast land and the dry places will be glad. The lowland will have joy and be full of flowers. Isaia 35, 2 al 100 circonflesso, si coprirà di fiori e festeggerà con giubilo e canti d'esultanza, le sarà data la gloria del Libano, la magnificenza del Carmel e di Saron, essi vedranno la gloria dell'Eterno, la magnificenza del nostro Dio. Isaia 35, 2 al 100 circonflesso, it will be flowing like the roses, it will be full of delight and source. The glory of Lebanon will be given to it, the pride of Carmel and Sharon. They will see the glory of the Lord, the power of our God. Isaia 35, 3 al 100 circonflesso, fortificate le mani infiacchite. Raffermate le ginocchia vacillanti. Isaia 35, 3 al 100 circonflesso, make strong the feeble hands, give support to the shaking knees. Isaia 35, 4 al 100 circonflesso, dite a quelli che hanno il cuore smarrito, siate forti. Non temete, ecco il vostro Dio, verrà la vendetta, la retribuzione di Dio, verrà egli stesso a salvarvi. Isaia 35, 4 al 100 circonflesso, say to those who are full of fear, be strong and take heart, see. Your God will give punishment. The reward of God will come, e himself will come to be your savior. Isaia 35, 5 al 100 circonflesso, allora si apriranno gli occhi dei ciechi e saranno sturati gli orecchi dei sordi. Isaia 35, 5 al 100 circonflesso, then the eyes of the blind will see, and theirs which are stopped will be open. Isaia 35, 6 al 100 circonflesso, allora lo zoppo salterà come un cervo, e la lingua del muto canterà di gioia. Perché delle acque sgorgeranno nel deserto, e dei torrenti nella solitudine? Isaia 35, 6 al 100 circonflesso, then will the feeble-footed be jumping like a roe, and the voice which was stopped will be loud in song. For in the vast land, streams will be bursting out, and waters in the dry places. Isaia 35, 7 al 100 circonflesso, il miraggio diventerà un lago, e il suolo assetato, un luogo di sorgenti d'acqua. Nel ricetto che accoglieva gli sciacalli, sarà un luogo da canne e da giunchi. Isaia 35, 7 al 100 circonflesso, and the burning sand will become a pool, and the dry earth springs of waters. The fields where the sheep take their food will become wet land, and water plants will take the place of grass. Isaia 35, 8 al 100 circonflesso, quindi sarà una strada maestra, una via che sarà chiamata la Via Santa. Nessun impuro vi passerà, essa sarà per quelli soltanto, quelli che la seguiranno, anche gli insensati non potranno smarrirvisi. Isaia 35, 8 al 100 circonflesso, and the highway will be there, its name will be. The only way, the uncalling and the sinner may not go over it, and those who go on it will not be turned out of the way by the foolish. Isaia 35, 9 al 100 circonflesso, in quella via non ci saranno leoni. Nessuna bestia feroce vi metterà piede o vi apparirà, ma vi cammineranno i redenti. Isaia 35, 9 al 100 circonflesso, no lion will be there, or any cruel beast, they will not be seen there.
Multe dos forum de lordes give la price, Isaia 35. 10 a 100 circonflesso i riscattati dall'Eterno torneranno, verranno a Sion con canti di gioia, un'allegrezza eterna coronerà il loro capo. Otterranno gioia e letizia, e il dolore ed il gemito fuggiranno. Isaia 35. 10 a 100 circonflesso even, dos ume es made free, will come back again, they will come with songs to Zion. On theirs will be eternal joy, delight and joy will be theirs, and sorrow and sound of grief will be gone forever. Gloria a Dio. Come abbiamo potuto ascoltare questo file meraviglioso che ci dà quel senso che il Signore desidera per ogni credente che sta manifestandosi nella gloria di Dio e di Gesù. Adesso metterò in atto il microfono con la registrazione automatica e inizieremo a pregare, a lodare Dio per quello che il Signore ha fatto e che farà. Amen. Una buona serata a tutti quanti. Questa sera con il cuore in mano vengo verso Dio e verso Gesù e verso di voi in modo limpido, con la gioia di poter condividere questo grande mistero che Dio vuole svelare a tutta l'umanità. Di poter comprendere soprattutto ciò che Dio in questi giorni sta dichiarando in alto e in basso, a destra e a sinistra. Lui
desidera che porta diritto nella Gerusalemme celeste. E stasera se chiunque è nella condizione di bisogno la potenza di Dio che ricolma su tutti noi, dalla testa ai piedi, in lungo e largo. In basso e in alto, come una pioggia di benedizione di meteorite di benignità. Di salute, di potenza. Che solo Gesù può donare. A tutti noi. Santo, santo sei, Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono la tua gloria. Tu sei santo dell'eternità e della potenza. Perdonaci, Padre, non siamo degni di chiunque potrà avviare quella via che il mio figliolo ha prescritto per ognuno di voi. Promesso per me e lo mangerò per il mio stesso nome
Sperendo tutto quello che abbiamo detto da quando se c'è qualche errore non vi preoccupate, presto anche questi errori smaniranno perché il microfono si abituerà alla voce che la guida. Questo è il secondo atto della scrittura. Dove inizieremo a leggere in Isaia 35 e diremo qualcosa che il Signore metterà nel nostro intimo.
Amen. 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 E dal primo versetto in capitolo 35 dice questo. Il deserto e la terra arida si rallegreranno. La solitudine gioirà e fiorirà come la rosa. Thank you.
Noi, cari nella grazia, abbiamo potuto assaporare questa grande potenza che Dio si manifesta. Attraverso il suo figliolo Gesù Cristo. Qui dice che il deserto e la terra arida si rallegreranno e la solitudine gioirà e fiorirà come la rosa. Vedete, il deserto, che prima non contava, che era arido, non produceva niente, tutto seccava sotto il sole. Il Signore lo ha fatto scrivere tanto, tanto, tanto tempo fa. E questo si è avverato in questi giorni indietro fino adesso è in avanti. Il deserto sta fiorendo. Noi vediamo che Gerusalemme, il grande deserto, ove esso è, sta fiorendo. I fiori arrivano da quella nazione a tutta volontà e ricopre tutte le nazioni del mondo come fiori. Questo vuol dire che sta mettendo in opera la grande potenza di Dio che ha fatto scrivere tantissimo tempo fa. Il deserto prima era nella solitudine e ora è nella gioia. Tutti la cercano, tutti la desiderano e tutte le nazioni del mondo si vogliono impossessare di questa grande nazione che prima non contava e adesso è diventata la più ricercata. Tutte le nazioni del mondo la vogliono possedere. Ma nessuno potrà varcare questa grande soglia di impadronirsene, perché questa terra è solo di Dio e appartiene a Lui soltanto e a nessun altro. E nel secondo versetto dice: si coprirà di fiori, festeggerà con gioia e canti d'esultanza. Vedete? Le sarà data la gloria del Libano, la magnificenza del Carmelo e di Saron. Essi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio. Vedete? Io ho anticipato tutto il discorso antecedente del secondo versetto. Noi vediamo che questa gloria che Dio ha proiettato su questa grande nazione si sta avverando su tutti i popoli e tutti i popoli vengono messi sotto la sua dipendenza. Tutti ricercano la sua grande potenza che viene da là. Ed essi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio.
con questa opera grande che Dio ha fatto attraverso questo grande deserto, è un grande miracolo, è una grande testimonianza che tutto il mondo ammette e dice che la realtà è questa. Questo popolo appartiene a un solo Dio, in eterno. E dal terzo versetto dice: fortificate le mani infiacchite, rafforzate le ginocchia vacillanti. Ora, cari nella grazia, come Dio ha fatto fiorire il deserto, non può far fiorire le nostre nazioni? O forse la mano di Dio è rimasta a una certa altezza e non è scesa più verso i bassi fondi delle nostre nazioni? No, cari nella grazia, no! Dio vuole benedire anche noi, anche le nostre nazioni, vuole benedire tutto il mondo intero e sta facendo manifestare a tutti i suoi figli che stanno evangelizzando in tutto il mondo che Dio desidera stringere un patto con chiunque anima vivente sta cercando la fede del suo figliolo Gesù Cristo. Come dovete fare? Piegare le ginocchia, vacillante, vedete, lo dice qui. Essi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio. Fortificate le mani infiacchite, rafforzate le ginocchia vacillanti. Allora, le mani infiacchite sono quelle persone che non hanno mai lavorato, che non hanno mai messo in atto un lavoro, o quei lavori che manuali che ognuno fa ogni giorno secondo il suo far bisogno. Dio sta parlando dei lavori di portare anime a Dio attraverso Gesù. Se noi ci mettiamo al lavoro e portare tante anime a Dio attraverso Gesù, noi saremo nella gloria di Dio, ancora prima che lo immaginiamo, perché Dio farà fiorire anche i nostri paesi, le nostre nazioni, il nostro popolo e anche le nostre famiglie, da più piccolo a più grande, da più grande a più piccolo. Se credete e crediamo alla parola di Dio che dice qui nel capitolo 35 dal versetto 3, dice: fortificate le mani infiacchite, rafforzate le ginocchia vacillanti. Vedete? Se noi ci mettiamo in opera secondo la sua volontà, noi saremo fortificati in lui. E dal quarto versetto dice: dite a quelli che hanno il cuore smarrito.
Attivato ancora per la prima volta con il microfono della webcam e si deve abituare alla voce della webcam, all'audio della webcam. Quando finiremo stasera, conserveremo il file e lui correggerà tutte le parole difettate e le sostituirà con quelle giuste. E questo Dio ce lo conferma, dicendo in questa parola che Dio stesso il nostro Dio verrà
E dal capitolo 35, dal versetto 5, dice: allora si apriranno gli occhi dei ciechi e saranno sturati gli orecchi dei sordi. Qui un grande miracolo che il Signore fa a tutta l'umanità. Salterà come un cervo per la gioia . Avete mai visto qualcuno che tutto un tratto viene miracolato e grida di gioia per quel miracolo che gli è stato concesso? Qui vediamo che lo zoppo, che non poteva camminare, comincia a saltellare come un cervo. Per la gioia che il Signore ha guarito le sue gambe. E la sua mente e il suo cuore. E dal settimo versetto dice: il terreno riarso diventerà un lago e il suolo assetato si muterà in sorgenti d'acqua. Che miracolo grande ha fatto Dio
in questa nazione. Ars. Secca. L'ha fatto fiorire e l'ha fatto diventare la migliore nazione del mondo, la più ricca, la più desiderata di tutto il mondo. Dove dimorava gli sciacalli, vi sarà feroce, che vi metterà piede, o vi apparirà. Ma vi cammineranno i redenti. Dopo che il Signore farà piazza pulita
di tutti quelli che non appartengono. A lui ci sarà soltanto quella famiglia che ha dato il suo cuore fin qui la parola del Signore in Isaia 35. Il Signore, ancora ripeto, il Signore vuole a tutti noi. Ripeto, vuole dare la benedizione eterna. Tutti quelli che si avvicinano a Gesù attraverso la fede. Bene, cari, nella grazia. Adesso, arrivata a questo punto, non ci resta altro che pregare e ringraziare il Signore per la gioia che ci ha dato nel fare la sua volontà. Ti vogliamo ringraziare, Padre, per quello che tu stai facendo.
nella nostra vita. Nei nostri cari, familiari, amici, fratelli, sorelle e tutti quanti si stanno avvicinando a te attraverso la fede del tuo figliolo Gesù Cristo. Grazie, Signore, come tu, da oggi prendi tutti noi e ci porti lì. Vicino a te, con grande potenza, dall'alto. Nelle grazie e nella potenza del tuo figliolo Gesù Cristo. Grazie, Padre. Ungici ancora all'alto e dacci quella bontà, quella misericordia che abbiamo ancora di bisogno. Grazie, Padre. Nel nome di Cristo Gesù, che tu l'hai benedetto, vi saluto nella pace del Signore, come faccio sempre. Vi abbraccio con le mani libere e vi abbraccio e vi cullo come Gesù cullo me e culla ancora notte e giorno. Così io mi prendo questi di cullarvi a tutti voi, chiunque sta seguendo il Chiudo questo video, ci sentiremo dicendo che sono a casa, ad intensa, insieme.